Buonasera. Sì, sono state dette delle belle parole, importanti, significative, eccetera, però io sono preoccupato per un'altra questione, cioè non si è sentito mai parlare di programmi. L'aggregazione ben vengono, ma secondo me devono essere aggregazioni che si incontrano su determinati programmi. Allora, Frascati, che aveva un'economia solida fino a 30-40 anni fa, eccetera, eccetera, adesso ha un'economia, non ha più economia. Ma come si pensa di soddisfare tutte le esigenze di un paese se a un certo punto non si cerca di dare un senso economico a questa città? Cioè, Frascati ha avuto sempre la fortuna di basare la sua economia su tre fattori importanti: l'agricoltura, il commercio, l'artigianato e il terziario. Allora, il commercio non c'è più, non si parla più di commercio, ormai con tutti i centri commerciali praticamente chiudono i negozi, lo sappiamo perfettamente. L'agricoltura ha un'economia medio-bassa, ne parlava prima il nostro ex ministro. Il terziario non c'è più, perché tutti quanti gli studi professionali storici non ci sono più, quindi che economia c'è? È rimasta la ricerca, certo, quello è importantissimo. Potrebbe diventare un punto di riferimento. Quello è fondamentale. La ricerca è per Pietro Campilli, che si dice nessuno si sono degnati di intestare la strada. Va bene, ma comunque. No, questo è importante perché sembra che l'amministrazione comunale sia sempre distaccata dai nostri centri di ricerca. D'accordo, il centro di ricerca come le 12 ville rinascimentali più belle d'Italia, che non sono elemento di turismo, stanno lì posizionate, sono belle, guardate a distanza e basta. Cosa assurda. Allora io dico, se non c'è un progetto di carattere anche economico che possa portare delle risorse a questo comune, affinché possa soddisfare tutte le esigenze che realmente ci sono, quelle che accennava Angelo Ruggeri, quelle che tutti quanti conosciamo, se non ci sono queste risorse, ma si è mai pensato all'agricoltura? Il comune si è mai interessato presso il consorzio e dire: caro consorzio, avete mai visto una pubblicità del vino Frascati in televisione? No. Questo consorzio che cosa sta a fare? A pagare le uve a 10 euro al quintale, te ne sai qualcosa, non so, e quindi di conseguenza tutti quanti sfruttano il terreno per costruire abusivamente perché tanto non rende. Io ricordo che circa 40 anni fa un certo signor Baffi andò a Montalcino e si inventò il Brunello. Adesso andiamo a dire a un agricoltore del Brunello se ci vende 1000 metri di terra per fare una costruzione abusiva. Assolutamente, perché c'è una certa economia. Quindi se noi non facciamo un progetto importante, serio, che possa essere finanziato possibilmente dalla comunità europea, perché i soldi stanno lì, soltanto lì, quindi come Frascati ha un centro commerciale naturale. Io nel 94 feci un convegno con l'ISCOM di Bologna proprio su questo territorio. E c'è una potenzialità incredibile, ma basta presentare un progetto, che non è facile, qua stiamo parlando, ma non di utopia, qua stiamo parlando di ricerca di risorse, che possa essere finanziato dalla comunità europea, come hanno fatto molti paesi dell'Emilia Romagna, che hanno costruito dei centri commerciali all'aperto, con lo stesso criterio dei centri commerciali, quindi con studi psicologici, con studi sociologici, con studi urbanistici, con piani di parcheggi. Se non si fa questo, l'economia Frascati dove la troviamo? È chiaro che il sindaco che andrà là con un programma così ambizioso, così importante, per i primi 2-3 anni deve fare soltanto ordinaria amministrazione e deve fare programmazione. Ma se non si fa programmazione, noi staremo sempre a discutere delle stesse cose. Grazie.